Con questo messaggio porto gli auguri di tutti i comuni che fanno parte della zona omogenea 3, della zona di Torino Sud, per un 2021 davvero di speranza. Abbiamo attraversato un anno particolarmente complesso, le amministrazioni sono state tutte coinvolte nella gestione dell'emergenza pandemica, ma tutte le persone, tutti i cittadini sono stati particolarmente colpiti da questa emergenza, dai ragazzi nell'ambito scolastico, dalle famiglie nell'ambito lavorativo, dagli anziani, dalle associazioni, un po' tutti i settori sono stati coinvolti. Ci auguriamo che il nuovo anno porti invece un ritorno, sebbene graduale, a una normalità, a un lento ritorno a quelle che potevano essere le nostre attività all'interno dei comuni, delle associazioni, le attività di aggregazione, le attività legate al lavoro, al commercio, alle imprese, affinché insomma questa emergenza non si tramuti in una vera e propria emergenza anche economica, ma che possa effettivamente riuscire a contenersi al meglio attraverso il piano dei vaccini sotto l'aspetto sanitario e sotto un piano economico invece per contenere quelli che possono essere stati gli effetti della pandemia nei diversi settori. Il 2021 ci auguriamo che possa essere però anche un anno di ritorno alla riscoperta di quei valori fondanti e fondamentali di una società. Il fatto di riuscire a incontrarsi, di potersi abbracciare, il fatto di poter vivere al meglio la socialità sono aspetti fondamentali, così come è fondamentale quella di poter riprendere e riaprire le attività economiche, perché altrimenti molte famiglie entreranno in difficoltà, così come la ripresa delle scuole. Altrimenti i nostri ragazzi perderanno sicuramente quella capacità, quella possibilità di potersi confrontare, di potersi vivere delle esperienze assieme ai propri compagni. Ci auguriamo che il 2021 porti quindi un ritorno, sebbene graduale, alla normalità, ma un ritorno che sia effettivamente positivo, che sia di rilancio, che sia un ritorno che guarda in avanti, magari andando a correggere nel frattempo quelle che sono state anche delle difficoltà, dei problemi, delle carenze che invece erano già presenti negli anni addietro, attraverso magari dei modelli nuovi di servizi che possono effettivamente migliorare le nostre comunità. Allora credo che con questo impegno da parte di tutte le nostre amministrazioni che fanno parte di quest'area possiamo sicuramente augurarci e augurarvi un buon anno affinché la collaborazione tra tutti e il senso di responsabilità di tutti possa effettivamente darci a tutti quanti delle grandi soddisfazioni. Allora, buon 2021 a tutti, insomma, buon anno per una buona ripartenza.